Si è concluso a Urbino con la consegna dei diplomi il corso di lingua italiana per suore e sacerdoti stranieri, promosso dalle Opere Pontificie Missionarie di Roma in collaborazione con l'Arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e la Carlo Bo. Per 12 settimane i religiosi provenienti da America Latina, Africa e Asia hanno seguito le lezioni tenute dai docenti di Lingua Ideale, spin-off del nostro Ateneo. La lingua è il più grande ponte tra le culture e le persone, ha esordito il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Sono molto contento di poter celebrare questo momento con voi. Tra l'università, la città di Urbino e le nostre università pontificie esiste un connubio molto stretto. Ringrazio Urbino per l'accoglienza. Ringrazio il rettore, che si prende cura dal punto di vista formativo dei nostri religiosi. E dico grazie all'Ateneo, che costruisce una solida base linguistica funzionale al percorso di studi successivo che queste suore e questi sacerdoti intraprenderanno a Roma da un punto di vista teologico, filosofico e culturale. L'evento di oggi è davvero una testimonianza vera di come vivo il processo di internazionalizzazione nel nostro Ateneo. Questa presenza è stata arricchita dal prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione, Sua Eminenza, il Cardinal Fernando Filoni. Noi oggi, almeno in Italia, ma non solo, parliamo anche dell'Europa, anche di altri luoghi, la presenza diversa da quella che è l'entità, per esempio, italiana, la presenza diversa purtroppo è vista come problema, date le immigrazioni, dati i grandi movimenti di masse e di popolazione. Allora, il discorso è solo un problema? Oppure pensiamo anche a quella ricchezza che ognuno porta? Ecco, se vediamo quest'altro aspetto, che non è secondario ma è primario, cioè che ogni popolo porta con sé una grande ricchezza, pensiamo allora a quella integrazione umana, che non è, a volte lo pensiamo erroneamente, solo di oggi, ma nel corso dei secoli sempre c'è stata e in varie parti. Ecco, forse uscire da quella visione un po' piccola, a volte forse un po' provinciale, di una certa chiusura tra di noi, dove ci parliamo, ci comprendiamo, stiamo bene, beh, questo significa che non abbiamo compreso invece la bellezza di quella grande ricchezza che è l'umanità nella sua varietà. E Urbino, offrendo anche un po' questo luogo di incontro, penso che riceverà anche la bellezza dei doni che ciascuno porta. Dunque non solo problemi, ma prima ancora la bellezza dell'incontro, della cultura e delle persone. Sì, la mia esperienza a Urbino è stata veramente una bella esperienza. Io mi ricordo molto di Urbino, mi ricorderà molto di Urbino. Urbino è una città veramente accogliente, che ha permesso di imparare anche la lingua italiana e la cultura. Adesso siamo un po', abbiamo un po' qualcosa per iniziare le nostre corse all'università a Castel Gandolfo. Io cerco sempre di interrogare i rettori, allora come vanno quando vanno a scuola? La base è buona, naturalmente Roma devono continuare a coltivare l'italiano perché 3 mesi non sono sufficienti, però già adesso vediamo che alla lingua italiana reagiscono bene. Abbiamo sentito l'esigenza di creare del materiale specifico per un pubblico così speciale e dopo 2 anni e mezzo di lavoro siamo giunti alla nostra pubblicazione con il libro L'italiano della Chiesa, che è un corso per studenti religiosi e religiose. Urbino rappresenta per noi che veniamo dalle terre lontane un punto d'ingresso nella lingua e nella cultura italiana. Tutto l'italiano che parlo oggi ha veramente un punto di partenza ad Urbino. Questa è una cosa che fa parte della mia storia, della storia della mia vita, che è persino indimenticabile.